Negli spazi di una galleria è stato presentato il primo festival multidisciplinare dedicato alle arti della danza e della coreografia sul territorio piacentino. Questa è la scommessa dell'Associazione Culturale De Arte Saltandi, che con Das Festival, sottotitolo A Palazzo, dal 14 al 16 settembre propone alla città un immaginario simposio delle arti attorno alla danza e alle sue declinazioni negli spazi urbani. L'idea dell'associazione è quella di promuovere la danza e la coreografia sul territorio piacentino e di farlo in luoghi che appartengono alla nostra identità storica, quindi specialmente l'architettura meravigliosa di questa città, palazzi, saloni e giardini storici. E l'attività principale dell'associazione è Das Festival, quindi il The Arte Saltandi Festival, che cercherà di portare appunto le arti della danza e della coreografia sul territorio piacentino, nel centro della città. La prima edizione si intitola A Palazzo ed è per il 14-15-16 settembre. Das Festival, che quest'anno sarà a Palazzo Anguissola di Cimafava Rocca, è un'iniziativa promossa dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che subito ha visto nella proposta la possibilità di attivare gli spazi urbani. Il palazzo che è il focus di questo festival è il Palazzo Anguissola di Cimafava Rocca, grazie al sostegno dei proprietari e degli inquilini dello stabile, e via Giordani, dove ha anche sede Rathaus, il centro culturale che è il nostro partner, insieme a Biffi Art e insieme a Concorto Film Festival. Quindi un programma molto piccolo, ma allo stesso tempo grande, molto multidisciplinare, che va dalla musica francese, c'è un concerto per pianoforte, c'è un concerto di musica antica, c'è un laboratorio per bambini sulle fiabe e i balletti, ci sono due installazioni di danza contemporanea, quindi un contenitore molto vasto, molto multidisciplinare per iniziare a lavorare un po' sulla danza da un punto di vista proprio della divulgazione, che cos'è questa forma, che cos'è e qual è la differenza tra danza e coreografia, due arti ben distinte.